Genova è una repubblica fondata sulle famiglie. Non sono mai state società aperte, semmai caste, clan, chiese, dove ogni discendente frequentava i figli dei figli e le scuole allevavano i rampolli della città. Le famiglie post mortem riposano a Staglieno, dove hanno trasferito dalla metà dell'Ottocento il loro status. La città dei morti nella città dei vivi racconta la storia di questa repubblica meglio dei libri, perché volti, passioni, sguardi, affetti, segreti, vizi si palesano nelle splendide sculture delle grandi firme dello scalpello: Cevasco, Santovarni, Bistolfi, Orengo, Baroni. 17.000 metri quadrati con oltre 1 milione di silenti abitanti, noti e sconosciuti, poveri, ricchi e ricchissimi. La borghesia in questo maxi parco si celebra senza riserva di retorica, raggiungendo un suggestivo effetto. Per Hemingway questo camposanto era una meraviglia del mondo. Da Giuseppe Mazzini a Flavia Steno, dai Mille al partigiano Ferruccio Parri, presidente del Consiglio nel 1945, dalla moglie di Oscar Wilde a Fabrizio De André, popolano una galleria di celebrità. Ma sono soprattutto i celebri ignoti che con le loro tranche de vie regalano al luogo le vere emozioni. Mercanti, benefattori, una mano per incassare e l'altra per donare, le mani straordinarie, simboliche, rappresentative del tessuto genovese, mani con dita dunche, mani grassottelle, mani tragiche di bambini, mani esili di donne bellissime, cavalieri del lavoro o severi banchieri, ragazzi inglesi morti in guerra o pie casalinghe. Staglieno è uno dei luoghi più inverosimili del mondo, perché non è in realtà un cimitero, è una città rovesciata e Genova in negativo. È come se i genovesi, non potendosi portare via le ricchezze, se ne sono fatte un'altra sul bisogno attraverso le sculture, le loro rappresentazioni. Insomma, è il controtipo di Genova. Le statue ritraggono spesso il momento del trapasso. Anche in questo caso la famiglia c'è, sta immobile di fianco al letto su cui giace il morente, dove medici dall'aria severa e giusta tentano l'ultima disperata assistenza all'inferno. Le metafore di queste sculture sono semplici: burrasche, volo d'angeli, onde di mare agitati, abiti elegantissimi, pieghe raffinate sulle quali si è posta la polvere dei secoli che dà contrasti cromatici col marmo e quindi rende ancora un inquietante soffio di vita. Lo showdown della borghesia si è così perfettamente compiuto. Una di queste tombe è diventata una icona musicale, è la tomba a piani. I Joy Division sono stati un'importante band New Wave. Siamo alla fine degli anni 70. Per il loro secondo disco, Closer, utilizzarono come copertina una foto scattata da Bernard Pierre Wolff proprio qui a Staglieno. La fotografia della tomba a piani con il compianto di queste donne scolpite da Demetrio Paerno. Ian Curtis, che era il cantante del gruppo, pochi mesi dopo le prove fu trovato impiccato nella sua casa. Era il maggio del 1980, quasi 40 anni fa. Spiega perché si tolse la vita nel singolo che fu anticipato un mese dopo la sua morte. Ian amava due donne contemporaneamente ed era afflitto dal senso di colpa. Il senso di colpa? Esiste ancora il senso di colpa? Che linse? Chi comincia? Quante volte a scuola abbiamo ascoltato questa frase in genovese? È la frase con cui Balilla, il 5 dicembre del 1746, scatenò la rivolta dei genovesi contro gli occupanti austriaci. Tutto avvenne qui, dove l'antica Portoria del Settecento è stata rasa al suolo e dove questa statua di Giovanni Battista Perasso, mentre tira il sasso contro i soldati austriaci, ci ricorda quella epica ribellione. Ma su Balilla e la sua storia ci sono verità e leggende. Dunque, partiamo dal 1740, quando Maria Teresa, erede al trono di Ungheria e Austria, deve fare i conti con un gruppo di potenti suoi pari
che la vorrebbero togliere di mezzo. Alla fine, come sempre, si arriva ad un compromesso e nel 1743 l'imperatrice si allea con gli inglesi e il re di Sardegna, al quale regala come contropartita il marchesato di Finale. Peccato che questo marchesato fosse stato regolarmente acquistato dai genovesi 30 anni prima. Scoppia una guerra in Europa e Genova si allea con i francesi e gli spagnoli contro gli austriaci e gli inglesi. Gli inglesi, si sa, arrivano sempre dal mare e bombardano la riviera di Ponente. Gli alleati di Genova vengono sconfitti e il 4 settembre del 1746, alle porte della città, a San Pier d'Arena, si accampano gli eserciti dell'imperatrice. A comandarli c'è il generale Antoniotto Botta Adorno, pavese, ma figlio di un nobile genovese che era stato esiliato dalla Repubblica. Botta Adorno quindi aveva un conto aperto proprio con Genova. Il risultato furono pesantissime condizioni fiscali. Decine di migliaia di genovini estorti, richiesta di senatori in ostaggio, la solita richiesta umiliazione del doge che era Gianfrancesco Brignole alla corte di Vienna a chiedere scusa e a sottomettersi. Il commissario inviato nella Repubblica aggiunse ancora altre richieste di denaro, pretendendo 3 milioni di genovini da versarsi in 3 rate in una settimana, una follia. Questi denari furono presi in parte dal Banco di San Giorgio, ma pagare questa sorta di riscatto era impossibile. Nemmeno il Papa riuscì a risolvere questa situazione e a calmare le acque agitate. I soldati austriaci fecero il resto con un vero e proprio saccheggio nella città. L'odio dei genovesi, tutt'altro che docili, di fronte ai soprusi dei potenti di turno, cresceva di giorno in giorno. Ecco che il 5 dicembre, proprio qui a Portoria, un gruppo di austriaci tentava senza riuscirci di liberare un pesante mortaio che era a difesa della Repubblica ed era sprofondato nel fango della strada. Chiesero con arroganza aiuto ai cittadini che si rifiutarono. Un ufficiale allora prese a bastonate uno dei genovesi riluttanti e così scoppiò la scintilla. Ai genovesi non andava giù che gli occupanti si portassero via anche le armi in difesa dell'autonomia della città. Ecco la cronaca di quelle ore fatta da Giovanni Francesco Doria, testimone di questi fatti. Un popolo assuefatto ad essere sempre con la maggiore dolcezza trattato e non accostumato a vedersi comandare con siffatto linguaggio, perdé finalmente la pazienza ed intesosi dalla voce di un ragazzo in lingua del paese un motto che l'inse, il quale nella Toscana vale a dire che la incomincia a rompere, si vide come una pioggia di sassi improvvisamente scagliata contro gli austriaci, talmente che questi furono costretti ad abbandonare il mortaio e a salvarsi con la fuga. Dunque, un ragazzino di 11 anni lanciò contro la soldataglia un sasso. Nacque una finta sassaiola, scoppiò la vera rivolta con la partecipazione corale di tutta la popolazione. Gli austriaci furono cacciati dalla città, ma restarono nelle vicinanze. Ci vollero ancora molti mesi per la definitiva vittoria. La ribellione locale così si era trasformata in una guerra. Da una parte gli austriaci e gli inglesi, dall'altra i francesi e gli spagnoli, che vennero a dare una mano ai poveri genovesi. Nel 1748, al grido di Viva Maria, la Madonna, unica regina di Genova, apparsa al superiore del santuario di Nostra Signora di Loreto nel quartiere di Oregina, proprio nei giorni della rivolta, gli austriaci furono sconfitti dopo una furiosa battaglia in una terribile giornata di pioggia. Scavalcarono la bocchetta e se ne andarono inseguiti anche dai cittadini polceveraschi. E questa volta tra i genovesi si distinse con un ribelle un altro ragazzino chiamato Pittamulli che incendiò un'osteria dove erano riuniti dei soldati nemici. Ma chi era Balilla? Che sia esistito non ci sono dubbi. C'è un dispaccio del veneziano Cavalli datato 13 gennaio 1747 che riferisce di aver visto un manifesto nel quale era detto che la prima mano onde il grande incendio s'accese fu quella di un picciol ragazzo qual diedi piglio ad un sasso e lanciollo contro un ufficiale tedesco. Ma non esistono documenti che attestino che il ragazzino fosse detto Balilla, così come non esistono prove che questo Balilla fosse Giovan Battista Perasso,
Tutto si basa solo sulla continuità della tradizione nel quartiere di Portoria. Nel 1881 una commissione di studiosi ascoltò testimonianze nel quartiere di gente che diceva di aver conosciuto di persona il Balilla, e quindi la commissione stabilì con quasi certezza che l'undicenne era proprio Giambattista Perasso, figlio di un tale Antonio Maria che tingeva la seta, nato nella parrocchia di Santo Stefano, nelle vicinanze, il 26 ottobre 1735. E perché Balilla? Beh, da Balin, Baletta, Palla, Pallina, un modo ancora oggi usato per chiamare i bambini. Affidiamoci a quello che scrive un grande storico, Federico Donavero. Intorno al giovanetto si venne formando una leggenda per la quale si volle identificare il ragazzo in un Giambattista Perasso detto il Balilla, nativo secondo gli uni di Montoggio, secondo gli altri della parrocchia di Santo Stefano. Infatti, nessun documento ne prova chi sia stato l'iniziatore di quella memoranda sommossa, e quindi dirò che il monumento di Portoria, anziché un eroe individuo, rappresenta l'ardire generoso di un popolo che, giunto al colmo dell'oppressione, spezza le sue catene e si rivendica in libertà. E questa soluzione piace anche a noi, perché rappresenta bene il caratteraccio di Genova, sempre e in ogni tempo ribelle contro gli oppressori. A proposito, il monumento fu realizzato dallo scultore Vincenzo Giani alla fine dell'Ottocento e si spostò qua e là, nel 1863 nell'atrio di Palazzo Tursi. Poi la statua fu trasferita a Portoria, durante la Seconda Guerra Mondiale finì nei depositi del Ducale. Tornò a Portoria nel 1945 con grandi feste popolari. Durante la costruzione del Palazzo di Giustizia ritornò a Palazzo Tursi e finalmente il 5 dicembre del 1973 si installò definitivamente a Piccapietra.